Carissimi del Signore, ben ritrovati dopo un breve periodo di tempo di pausa in mia compagnia. In occasione vi auguro anche un buon 2016 e siamo qui tutti riuniti su Radio Evangelo Gesù e il Signore per ascoltare e soprattutto leggere la parola di Dio. Bene, detto questo, vorrei subito mandarvi la registrazione più che altro di un video che è stato fatto dal nostro caro fratello Giuseppe Longo, alla quale ci parlerà dei 144.000. Buongiorno a tutti. Mi è stata posta molto spesso una domanda per quanto riguarda la salvezza. Cioè, come fa una persona a salvarsi? Perché è scritto che chi crede in Gesù Cristo avrà la vita eterna. Ora, alcuni mi hanno posto questa domanda: cosa significa credere in Cristo, cosa significa la nuova nascita, di cui si parla anche nei Vangeli. Purtroppo oggi c'è molta confusione al riguardo, perché da una parte abbiamo i testimoni di Geova, ad esempio, che negano questa nuova nascita. Loro pensano che solo i 144.000 sono figli di Dio, mentre tutti gli altri non sono figli di Dio, ma saranno sudditi di questo regno. Quindi, secondo il testimone di Geova, sono 144.000 persone, cioè undi sono figli di Dio. Mentre ci sono altre persone che vanno a un altro estremo e pensano che siamo tutti figli di Dio. Ora, voglio appunto trattare questo fattore qua con le scritture, perché secondo la Bibbia non siamo tutti figli di Dio. Alla nascita noi siamo creature di Dio, cioè siamo tutti creature di Dio, ma non tutti figli di Dio. Inoltre è anche falso che solo 144.000 sono figli di Dio, perché è anche scritto che tutti coloro che credono nel nome di Gesù Cristo e lo ricevono nella propria vita, questi acquistano il diritto di diventare figli di Dio. Questo lo possiamo leggere nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, il versetto 11, anzi il versetto 12 e 13, e dice: a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi, quando noi nasciamo qui sulla terra, nasciamo con un corpo di carne, siamo creature di Dio, ma non siamo ancora figli di Dio. Solo qui dice: tutti quelli che credono nel nome di Gesù e che lo ricevono nella loro vita, come abbiamo letto, tutti quelli che l'hanno ricevuto, tutti quelli che credono, questi gli viene dato il diritto di diventare figli di Dio, cioè a tutti quelli che credono nel nome di Gesù Cristo, i quali non sono nati più da sangue, cioè non sono più carne e sangue, ma sono nati questa volta da Dio. Non sono nati, qui dice, da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Perché la prima volta noi nasciamo da volontà d'uomo, siamo creature di Dio. Finché non crediamo in Cristo, moriremo e quindi non siamo figli di Dio automaticamente alla nascita. Dobbiamo credere nel nome di Gesù Cristo e accettarlo nella nostra vita. E qui dice: a tutti quelli che credono, questi acquistano il diritto di diventare figli di Dio. Quindi non sono solo 144.000 persone, ma tutti quelli che credono sono figli di Dio. Questo è anche spiegato, questo fattore, che significa credere
in Gesù Cristo, che significa accettarlo nella propria vita, nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3. Leggeremo il versetto da 1 fino a 10, dove qui ci spiega che significa credere e ricevere Gesù Cristo, perché non basta solo credere così, dire sì, io credo, credo in Gesù, ma perché nella Bibbia sta scritto che anche i demoni, anche Satana crede in Gesù. Ma ci vuole dell'altro. Per diventare figli di Dio bisogna anche fare qualche altra cosa. E qui lo spiega. Lettera di 1 Giovanni capitolo 3 versetto 1, leggiamo: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quindi tutti coloro che sono figli di Dio, cioè acquistano il diritto di diventare figli di Dio, questi ci saranno poi in cielo con Cristo, perché vedranno Cristo, lo vedranno come Egli è, vedranno Dio e saranno simili a Lui, qui dice. Gli sarà dato un corpo simile a quello di Cristo. E poi dice qua, e chiunque ha questa speranza, cioè di andare in cielo, di vedere Dio, si purifica, come Egli è puro. Non possiamo venire alla presenza di Dio essendo impuri, dobbiamo prima purificarci da tutti i peccati, e questo si fa credendo nel nome di Gesù Cristo. Poi dice che chiunque commette il peccato trasgredisce la legge, il peccato è la violazione della legge, ma voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in Lui non c'è peccato. Chiunque rimane in Lui, cioè in Cristo, non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto e neanche conosciuto, e quindi non è figlio di Dio, perché se non ha conosciuto Cristo, se non siamo in Cristo, non siamo figli di Dio. Chiunque rimane in Lui non persiste nel peccare. Questo indica, non dire soltanto io credo in Gesù, ma dal momento che abbiamo creduto, una persona si ravvede dei propri peccati e non commette più gli stessi peccati che faceva prima. Per fare un esempio, se io prima rubavo, quando non conoscevo Cristo, dal momento che io conosco Cristo e lo accetto nella mia vita, io non rubo più. Se io prima bestemmiavo, dal momento che io conosco Cristo, io non bestemmio più. Se io prima ero un adultero, tradivo mia moglie, dal momento che io conosco Cristo, io non commetto più adulterio, perché Cristo è in me, il seme divino è in noi. E questo ancora lo spiega. Continuando a leggere qua, il versetto 7 dice, figliuoli, cioè sta parlando ai figli ora di Dio. Chi ha creduto in Gesù Cristo è figlio di Dio. E dice, figliuoli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Sta parlando Gesù, è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. E il versetto 9 dice, chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Quindi qua è chiaro, non tutti siamo figli di Dio, perché qua dice ci sono i figli di Dio e i figli del diavolo. Siamo tutti creature di Dio, ma ci sono i figli di Dio e i figli del diavolo. Da che cosa si riconoscono i figli di Dio dai figli del diavolo? Qua dice che chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato. Cioè il persistere
a fare sempre gli stessi errori, gli stessi peccati, questo dimostra che non siamo figli di Dio. Se io ho conosciuto Cristo e continuo a rubare, io non sono nato da Dio, perché il seme divino non è in me. Lo dico io a parole che ho creduto in Cristo, ma io continuo a rubare, commetto l'ingiustizia. Se io continuo a tradire mia moglie, dimostro di essere un figlio del diavolo, perché non ho creduto veramente con il cuore in Cristo. A parole forse dico di credere, ma poi continuo a fare le stesse cose che facevo prima. Ecco, quindi avviene nel nostro cuore un cambiamento. Dal momento che noi crediamo in Cristo, il nostro cuore cambia. Le cose che noi facevamo prima non le facciamo più. Ma non perché sono scritte nella Bibbia, perché c'è qualcuno che ci condanna, non è questo il punto. Perché qui dice è il seme divino che rimane in noi. Siamo nati da Dio per natura. Dunque, noi quelle cose non le facciamo più, perché non le possiamo fare. Andrebbe contro la nostra stessa natura. Avviene questo cambiamento e questo cambiamento ci fa capire che noi siamo nati da Dio e quindi siamo figli di Dio. Abbiamo acquistato il diritto di diventare figli di Dio. Non vi fate ingannare pensando che siamo tutti figli di Dio, perché qui dice ci sono anche i figli del diavolo. D'altra parte, cari testimoni di Geova, non pensate che solo 144.000 sono figli di Dio, perché non è così, altrimenti voi non avete nessuna salvezza. Tutti quelli che hanno ricevuto Cristo sono figli di Dio, come abbiamo letto prima nel Vangelo di Giovanni. E sempre qua in primo Giovanni, al capitolo 2, versetto 15, ci dice anche che cosa comporta essere figli di Dio. Capitolo 2, versetto 15 dice: non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, cioè il desiderare, i desideri della carne, la concupiscenza degli occhi, tutto quello che i nostri occhi vedono e desiderano che appartiene a questo mondo, e la superbia della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. Il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi, la persona nata di nuovo non vive più per i desideri di questo mondo, i desideri carnali che ci portano a peccare, perché è il desiderio che quando poi diviene fertile partorisce il peccato, il desiderare una cosa. Quindi, chi nasce da Dio e diventa figlio di Dio, chiude con tutto quello che appartiene a questo mondo, vive ora una vita nuova, una vita in Cristo, perché Cristo, lo Spirito di Dio, dimora in noi. E come abbiamo visto, tutti quelli quindi che hanno ricevuto Gesù Cristo nella propria vita, che lo accettano come Signore e Salvatore, questi acquistano il diritto di diventare figli di Dio. E come abbiamo letto anche nel versetto 2, qui nel capitolo 3 della prima lettera di Giovanni, dice: ora se siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quindi la nostra speranza è quella poi, un giorno, morto il corpo, lasciato questo mondo, questa vita terrena, andremo in cielo e vedremo Cristo come Egli è. Saremo simili a Lui, qui dice la scrittura. Infatti, leggiamo anche altre tre scritture. Nella prima lettera di Pietro, al capitolo 3, il versetto 18, leggiamo il motivo perché Cristo è morto. Anche Cristo ha sofferto, qui dice, una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Ecco perché è morto Cristo, per condurci a Dio. Quindi Dio ci vuole condurre con sé, in paradiso, in cielo, non qui sulla terra, come pensano falsamente i testimoni di Geova. Secondo Timoteo 2:11,
dice: certa è questa affermazione, se moriamo con lui anche vivremo. Quindi è sicuro, è certo. Dal momento che una persona ha accettato Gesù Cristo nella sua vita, è come se fosse morto, perché il corpo prima o poi morirà, lo lasceremo. Questa vita noi la lasceremo, questa terra. Quindi dal momento che noi abbiamo creduto in Cristo, noi siamo morti per i desideri di questo mondo, siamo morti per i peccati di questo mondo. Però qui dice, certa è questa affermazione, che se moriamo con Lui, cioè con Cristo, con Lui anche vivremo. E questa è la speranza che ci offre Dio. Coloro che diventano figli di Dio hanno questa speranza di andare con Dio in cielo. Un'ultima scrittura, 1 Tessalonicesi, capitolo 4, versetto 13 e 14. Dice: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, ecco, noi abbiamo creduto in questo. Crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, condurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Quindi, Dio ci condurrà con Lui in cielo. Se noi crediamo, abbiamo creduto in Cristo, siamo nati di nuovo, acquistiamo il diritto quindi di diventare figli di Dio, allora dice, se crediamo in questo, che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ci condurrà con Lui in cielo, cioè tutti quelli che si sono addormentati nella morte saranno portati con Lui, con Cristo, nel regno nel suo regno eterno dei cieli. Bene, con questo vi saluto e alla prossima. Bene, miei cari nel Signore, veramente sono sconvolto. Sono sconvolto non per me o non per quello che ha detto il fratello Giuseppe, perché comunque noi sappiamo quello che è scritto, ma sono sconvolto più che altro per questi amici religiosi, alla quale sono molto confusi e le nostre preghiere sono proprio in questi ultimi tempi rivolte a loro, affinché si possano, a voi cari amici che mi state ascoltando, affinché veramente vi potete ravvedere, perché veramente il regno di Dio è vicino. Spero che quello che avete ascoltato lo potrete considerare e lo potete anche osservare con i vostri occhi in base a ciò che è scritto veramente nella parola di Dio e non in base a dei ragionamenti dei uomini. Io vi ringrazio ancora una volta di essere stati in mia compagnia e ci ritroviamo in questi giorni sicuramente. Un abbraccio a tutti voi e che il Signore ci benedica.